Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore Gesù. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Seconda lettera di Pietro, Simon Pietro, servitore apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa, quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Poiché la sua potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati in mercé la propria gloria e virtù, per le quali egli ci ha allargito le sue promesse e grandissime promesse, le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Pregate per intendere quello che il Signore vuole dire a ognuno di noi. Voi per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra le virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno e all'amore fraterno la carità. Dicevo questa mattina, parlavo con Nestor in macchina, noi parliamo delle cose di Dio, che la seconda lettera di Pietro alla Chiesa, questi ci sono tre capitoli, sembra che sia un vademecum del cristiano, cioè se io dovessi estrapolare, come dire, le istruzioni. Tu compri lo smartphone nuovo, prima cosa, le istruzioni. Entri nel regno di Dio, le istruzioni. Dici, che devo fare? Ieri abbiamo battezzato la sorella Giovanna. Ecco, questi tre capitoli parlano, un capitolo sulla condotta personale,
cioè sull'aspetto proprio del cristiano, quello che deve fare. Poi parla dei falsi dottori, delle false dottrine, dei falsi insegnamenti. Terza ed ultima tratta la venuta del Signore, cioè perché tutto quello che noi facciamo da cristiani ha un senso. Non è per questo tempo, per questa vita che dura un tempo, ma per il futuro, per l'eternità. Cristo ci ha assicurato la vita eterna. Questa vita eterna noi la possiamo, la otteniamo, la possiamo anche perdere. Ecco perché i ministeri, gli apostoli, dice in questa lettera, dice: non mi stancherò di ricordarvi, anche se voi conoscete e vi ricordate, ve lo ricorderò sempre. Cioè l'apostolo Pietro dice: vi ricorderò sempre quello che voi dovete fare, perché il nemico delle anime nostre, dice, che gira a guisa di leone ruggente, pronto a sbranare chi gli dà l'occasione, cioè è pronto ad azzannare, a rubare. Lode Gesù Cristo. Questo può essere per noi un oggetto poi di lettura settimanale. Noi possiamo leggere a casa con tranquillità. Io la mattina mi leggo la rassegna stampa, però prima mi leggo la Bibbia. Mi dice: pastore, ma tu che fai? Prima mi leggo la Bibbia, poi la rassegna stampa, mi informo. Lode Gesù Cristo. Faccio colazione, la mia colazione. Lode Gesù Cristo. Stamattina la mia colazione scritturale è stata Pietro. Tola. Tola fa la colazione all'americana. Ogni tanto pure io. Ma oggi è il giorno del Signore. È un giorno speciale, fratelli. È un giorno speciale. Perché è il giorno suo, dove Egli vuole riempire la nostra vita. Dice: in sei giorni, ricordatevi questo. Del riposo in Cristo settimanale, cioè un giorno è del Signore. Lo so, è difficile nel 21° secolo, col mondo che corre così, è difficile, però anche il vecchio patto parla del riposo, del giorno sabbatico, dell'anno sabbatico, dei mesi sabbatici, cioè le ferie non le ha inventate l'INPS in Italia. Le ferie sono già stabilite nella parola di Dio, il riposo per l'uomo. Lode Gesù Cristo. Perché noi abbiamo bisogno un tempo per essere riempiti, fortificati, perché in Lui noi riceviamo la vita. La vita viene da Gesù. Dice la Scrittura che Egli ha inaugurato la nuova via, ed Egli dice: io sono la via, la verità e la vita. Via, verità, vita. Se noi percorriamo questa via,
questa via, la via Gesù Cristo. Entriamo nella verità. E quando si parla di verità, dice, ecco, il concetto della verità. Parliamo della verità nel rapporto con Dio, dice, chi è il vero Dio? Qual è la vera religione? Ecco. Quando si parla di verità, è questa la verità. Non stiamo parlando della verità, dice, mi manca la Nutella, chi è stato? Ditemi la verità. Quando si tratta di verità, è una verità questa, delle verità che cercano, che il diavolo cerca di confondere. Confondere il nome di Dio, la via di Dio. Siamo tutti figli di Dio. Qua noi lo chiamiamo così, in un'altra città lo chiamano. Ha detto il Signore che gli ha mandato il suo unigenito figlio per mostrarci la via della verità. Se no, ce ne possiamo andare. Una è la via. E questa via si chiama Gesù Cristo. Egli ha inaugurato questa via che porta in cielo attraverso l'opera della croce. Ha stabilito questa via di collegamento con il Signore, col Padre, perché era stato staccato. E mentre la percorriamo spiritualmente, entriamo nella verità. E il suo spirito, insieme al nostro spirito, ci attesta che Gesù Cristo è il Signore. E man mano che entriamo in questa verità, avviene questo. Si manifesta la vita. Lo spirito di vita entra dentro di noi. La vita che procede dal cielo ci tocca. Lode Gesù Cristo. È un fatto sovrannaturale, non è un fatto naturale. Non è un fatto... È un dono di Dio. Io dico, Signore, grazie. Gloria a Gesù Cristo. Con questa premessa forse comprenderemo meglio questa scrittura. Scritta 2000 anni fa, ma ancora oggi valevole, attuale. Quindi, smettendo Tola, che traduzione hai tu? Dammi qua, dammela. Grazie. È una traduzione per fare capire il senso, che a volte è scritta, a me piace molto quella. Ve la leggo con questa traduzione. Voi per questa stessa ragione, versetto 5, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete, cioè ci sta chiamando noi, sta parlando a noi. Noio, nosotros, lo Spirito Santo sta parlando a te, di mettere ogni premura, cioè di studiare, di mettere in pratica questo. Questo è per noi personale. Da parte vostra, mettendoci ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. Cioè, alla virtù la conoscenza,
alla conoscenza, l'autocontrollo, alla fede, alla virtù. Parliamo delle virtù? Parliamo del capitolo 31 di Proverbi, la donna virtuosa, le virtù che parla il Signore quali sono? Sono le azioni, un comportamento, un cambio di registro dove va registrato. Dice alla fede, non dice raccogliete le virtù, raccogliete, dice andate, andiamo a funghi, stamattina andiamo a funghi, si raccolgono. Aggiungete, mettici il tuo impegno ad aggiungere le virtù, cioè significa che sei tu che devi decidere. Tu dipende da noi, le virtù dipendono da noi. Girano un poco verso di me che le virtù dice che le dobbiamo aggiungere noi, cioè ci deve essere il nostro impegno. Lode Gesù Cristo. Alla virtù, la conoscenza, anche la conoscenza, la conoscenza delle scritture, la conoscenza di Dio, sono cose che dobbiamo aggiungere noi, aggiungere noi. Dice metteteci tutto l'impegno alla conoscenza, l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza. Cioè sta parlando non di cose che noi troviamo nella bancarella, ma cose che dobbiamo noi mettere nella nostra vita. All'autocontrollo la pazienza. E alla pazienza la pietà. Cioè, ti sembra che è finito? Dice, non è finito. La pietà. Dice, è finito? No. Alla pietà l'amore fraterno. Anzi no. Qua dice, versetto 7, e all'amore fraterno lode Gesù Cristo. Io questi capitoli stamattina me li sono letti in inglese, me li sono studiati in inglese. Lode Gesù Cristo. Alla conoscenza, alla continenza. In questa traduzione l'autocontrollo. Alla pazienza, la pietà. Alla pietà, l'amore fraterno. Dice, è finito? No, non è finito. E all'amore fraterno, la carità. Lode Gesù Cristo. La carità è il vestito cristiano. Sai che cos'è la carità? Il vestito cristiano. Io ho il vestito della domenica, no? Una volta c'era il vestito della domenica. La domenica uno aveva un vestito a parte. È vero, Mario? Mario si ricorda. Io colgo. Do la grazia per l'apporto della Bibbia. No, no.
Lode Gesù Cristo. Perché noi dobbiamo ricevere dalla predicazione il succo, lo spirito della volontà di Dio per noi. Lode Gesù Cristo. Ecco perché l'importanza di venire al culto, di dare al Signore la nostra adorazione, il nostro culto al Signore, perché poi noi riceviamo il senso, lo spirito, riceviamo lo spirito e veniamo alimentati per fare la volontà di Dio. Gloria a Gesù Cristo. I nostri fratelli della prima chiesa lo facevano tutti i giorni, io non vi dico tutti i giorni, non lo facciamo tutti i giorni, noi tutti i giorni siamo qua, ma la prima chiesa, ve lo leggo così, capitolo 2, versetto di Atti, lo leggo io poi. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento, assiduo al tempio, rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore. Ed erano perseveranti nell'attendere agli insegnamenti degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed ogni anima era presa da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. C'era timore, timore, il timore di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Dice l'amore fraterno, la carità. Sono tutte cose che il Signore ci sta chiamando a un impegno, l'impegno personale. Dicevo, la seconda lettera di Pietro parla in un capitolo a noi, della nostra cura personale. Il secondo parla dei falsi dottori, dei cattivi operai, di come guardarsi. E terzo parla della venuta del Signore. Lode Gesù Cristo. Tu vuoi il vademecum? Leggiti questi tre capitoli. C'è il succo, il sunto del cristianesimo. Lode Gesù Cristo. Scritti 2000 anni fa, che ancora oggi sono validi. Dice la mia parola dura in eterno, cielo e terra passeranno, ma la mia parola no. Compirà l'effetto per cui è stata mandata, che la parola di Dio mandata su questa terra compie un effetto, la parola mandata. Lode Gesù Cristo. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Se queste cose abbondano, cioè Dio ci chiama ad aggiungere alla nostra vita queste pratiche. Lode Gesù Cristo. Poiché colui nel quale queste cose non si trovano, poi dice, colui nel quale non si trovano è cieco. È cieco. C'è uno che nelle cose di Dio non vede, è cieco. La cecità spirituale. Quando mancano questi elementi, c'è una cecità spirituale. Hanno occhi per vedere, dice il Signore, ma non vedono. Non vedono. Sono ciechi. Hanno la vista corta. Perché non c'è un impegno personale. Lode Gesù Cristo. Dio ci chiama a un impegno personale per la nostra vita. Amen.
Non si sta chiamando a un impegno verso il prossimo, prima verso la nostra, la tua vita. Qualsiasi corso si fa di salvataggio. La prima cosa che ti insegnano e ti spiegano è che per poter salvare qualcuno devi salvare te stesso. Hai mai preso un aereo? Ogni volta che sale sull'aereo, quello ti dice: prima tu mettiti la cosa, sistemati, perché come fai ad aiutare l'altro se non c'hai ossigeno? Dio ci chiama a un impegno personale, ci vuole un impegno, un lavoro sulla nostra vita, cioè ognuno di noi deve prendere la sua vita e ci deve lavorare. Lode a Gesù Cristo. Ci vuole un impegno. Amen. Alleluia. L'impegno per noi. Stai dedicando la tua vita per la cura della tua persona. Non ti devi curare solo l'esteriore, dico. Ma soprattutto l'interiore. Perché se quello è bello dentro, stai tranquillo che di fuori non c'è problema. Lode Gesù Cristo. È giusto curarsi, ma si deve curare uno prima dentro. E queste sono pratiche, è un'azione, è un impegno. Lo Spirito Santo ci chiama a un impegno per noi, alla nostra vita. Alla fede, le virtù. Tu cosa, quando vieni in chiesa, cosa vuoi vedere? Cosa ti aspetti di vedere? Io mi aspetto il regno dei cieli. Fratello, pastore, ma non mi aspetto che cale dall'alto il regno dei cieli. Mi aspetto che ci sia un impegno dentro, in ognuno, a essere del cielo. Si è del cielo se uno lo vuole, se lo sceglie e lo fa. Si è del cielo perché uno lo sceglie. Io ho scelto di essere un cristiano e ho scelto anch'io di servire il Signore. L'ho scelto, sono stato chiamato perché ho scelto di volere servire. Ognuno di noi può scegliere quello che è essere. In Cristo tu puoi scegliere, puoi desiderare, e Dio ti aiuterà, ti fortificherà, ti libererà, ti darà l'aiuto. Egli interverrà. Se tu gli chiedi le virtù, dice: aggiungete alla fede. Sta parlando a chi ha la fede. Tu hai fede? Un minimo di fede. Il minimo di fede è credere che Egli è il Signore, che Gesù Cristo è il Signore. No, non chiede se tu ci credi, se credi che Gesù Cristo è il Signore, questo è il minimo. Dice: alla vostra fede la virtù. Dice: Signore, dammi la virtù cristiana. Un giorno si è offesa una persona mentre io predicavo dicendo: prega.
Amiens. Ma io guarda, mentre predicavo dicevo, se sorge dentro di te, Amiens, se questa mi ha confessato, dice, Amiens, dice di pregare. Che prego tutti i giorni, tutte... Loda Gesù, prego. Dico, se tu preghi e metti in pratica, perché solo la preghiera, poi dice prego e me ne vado, che ne so, e non mi interessa nulla perché ho pregato. No, ci vuole azione e preghiera, preghiera e azione. Dice, mettete tutta la vostra premura, tutto il vostro impegno ad aggiungere alla fede le virtù. Alla virtù la conoscenza, quindi anche la lettura, conoscere le cose. Leggi. Io ti posso dare un'indicazione, inizia a leggere i Salmi, poi il Nuovo Patto, poi il Vecchio. Leggi. Leggi quello che il pastore dà durante la settimana. Leggi. Alla conoscenza la continenza, l'autocontrollo. Cioè, il cristiano si distingue pure dal carattere, no? Alla fine di tutto questo, dice, alla fine di tutto, rivestito della carità, del vestito cristiano, la continenza. Dice, no, ma quello mi ha calpestato il dito col callo. Continenza, autocontrollo. E all'autocontrollo la pazienza, pazienza. Io questo me li segnerei. Cioè, io mi studierei di mettere in pratica questi punti nella propria vita. Magari una volta quando uno si metteva le foto dei cantanti, degli sportivi, eccetera, nella propria stanza, eccetera, sarebbe bello mettere questi punti. Lode Gesù Cristo. Perché poi nel capitolo 3 parla della venuta del Signore. Quindi tu vedi che è tutta una preparazione, Dio ci sta preparando a incontrarlo. Al versetto 10. Perciò fratelli, studiatevi, vedi quello che ti dice il pastore, studiatevi, cioè impegnati a mettere in pratica ciò, perché se mancano queste cose uno è cieco, non ha la vista delle cose di Dio, e uno, studiatevi di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. Cioè, dipende da noi essere eletti. L'elezione dipende da noi. Essere eletti di Dio dipende da noi. Perché facendo queste cose non inciamperete già mai, poiché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eterno del Signore, del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Cioè, ecco, la chiave dell'entrata. Sai, è una chiave grande, quei chiavistelli di una volta, questa è la chiave per entrare nel regno. Vuoi entrare nel regno? Allora, questa è la chiave.
Lode Gesù Cristo. Perciò, dice l'Apostolo Pietro, avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate. Cioè, le conosciate, lode Gesù Cristo. E io dice, magari sarò una pizza. Questo era un detto, perché quando è nata la pizza era un alimento pesante, e quindi dice, sarò una pizza, sei una pizza. Noi stiamo studiando di renderla leggera. Lode Gesù Cristo. Avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate. Cioè, quello che disse, ah mia, pastore, io prego 3 ore al giorno di seguito. Campione, una campionessa, dico. La Pellegrini della preghiera. E noi siamo, però mi ha rimproverato. Qua l'Apostolo Pietro dice, benché tu li conosci, li sai, lo fai, io te lo ricorderò lo stesso, punto, dice l'Apostolo Pietro. Ubbidisci, ti conviene ubbidire al Signore, perché tu entri se ubbidisci, non... e siate stabiliti nella verità che vi è stata recata. Se tu li conosci e li metti in pratica, sarai stabile nella verità. Quando verrà il negativo, quando scenderà la fiumana con tutta la sua forza, tu resterai stabile. Sai quanto ne ha passato il pastore? Fiumane, torrenti negativi. Li ho superati anche fisicamente, i torrenti negativi. Ma quelli spirituali sono ancora peggio, perché arrivano per affossare, distruggere tutto, sradicare tutto. Se noi siamo radicati nella verità, e come possiamo essere radicati nella verità, fratelli, se mettiamo in pratica? Capito? Questo lo dobbiamo trascrivere, ce lo dobbiamo ricordare, perché è molto importante, affinché siamo fortificati nella verità. Tu hai un fratello di Milano, di Roma, che ci ascolta, io saluto a tutti i fratelli che ci ascoltano, in Puglia, nel Lazio, in tutta Italia. Come si fortificano? Possiamo noi, posso io andare ogni secondo? No, si fortificano così. Così si fortificano. Tu ti fortifichi così. Estimo cose giuste finché io sono in questa tenda. Cioè l'Apostolo Pietro è così, era così, era uno, e dice, finché io sono in questa tenda, sono vivo e ho forza e ho voce. Guarda qua che dice, finché io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricordandovele, cioè vi risveglierò magari con qualche grido. Sveglia l'Apostolo Pietro, dice, vi risveglierò, ve li ricorderò, perché
Sì, va bene, ok, fede, virtù. E dormo. Vi risveglierò. Avete dormito stanotte, sì? Non avete problemi di sonno? Volete che vi risveglio? Lode Gesù Cristo. E l'Apostolo Pietro dice: vi risveglierò, ricordando sempre queste cose. Sveglia. Io quando ero militare saltavo in aria. Alle 6:30 di mattina arrivava uno con un pezzo di ferro, tu, sveglia, gridando. Nino, uno saltava, in 5 minuti il cubo, tutto fatto. 5 minuti, non c'era. Oggi si alzano. Tutto il tempo. Lode Gesù Cristo. Perché so che presto dovrò lasciare questa mia tenda. Come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato, cioè l'Apostolo Pietro sapeva che doveva lasciare il posto a qualcun altro. Però, guarda che dice qua, versetto 15: ma mi studierò di fare sì che dopo la mia dipartita abbiate sempre modo di ricordarvi queste cose. Lode Gesù Cristo. Vedi, quello che lui ha fatto di santo nella sua vita ancora è rimasto. Ci viene tramandato, perché è parola di Dio. Il Signore si è servito di questo servo e si serve ancora oggi dei suoi servi per ricordarci la sua volontà. Lode Gesù Cristo. Questa è la volontà del Signore. Era l'Apostolo Pietro, ecco perché è stato chiamato Pietro. Il Signore lo chiama Cefa, Pietro, Pietra, Simone, Cefa. Sei una pietra, cioè sei una roccia. Cioè Pietro era chiamato Pietro, il suo nome è Simone, ma quando si converte diventa Simone, Simon Pietro, Pietro. Qua è Pietro, proprio. Roccia. Significa che è così legata la parola che egli stesso è una roccia. È così forte questo legame che diventa una pietra, una roccia. Apostolo Pietro. Lode Gesù Cristo. Che bello. Ed è possibile, fratelli. È possibile a chi crede. Quello che è avvenuto nella vita di Pietro è possibile a tutti. Non è solo a lui perché è stato chiamato, no. Perché l'elezione dipende da noi. Essere pietra o essere acqua o essere fumo. Tu puoi scegliere l'elemento che vuoi essere. Io pietra. Petrus. Cefa. Nello scegliere quale elemento vuoi essere, fumo o no? Niente. Fumo solo chi fuma. Fumo niente. Un fumus. No, io non sono, sono, io dico, chi fuma, pregate che il Signore vi dia la forza di vincere. E se tu credi in questa parola, preghi il Signore, egli ti darà la forza. Che il pastore è un ex fumatore.
incallito, posso dire, era un incallito. Era un cliente pure della sorella, quando di mio fratello, lui non lo sapeva, era un cliente suo, andavo là. Lode Gesù Cristo. Dio mi ha liberato. Penso molte, a tante ha liberato. Gloria a Gesù Cristo. Grazie, per grazia. Una grazia. Dice, mi studierò di fare sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi queste cose. Cioè l'apostolo Pietro era così, tornava sempre là nelle cose fondamentali. Nelle cose fondamentali, fondamentali, fondamentali. Io agli anziani e poi ai diaconi gli devo fare un corso. Si chiamerà Cefa. Renderle una pietra. Lode Gesù Cristo. Renderli forti nella parola. Sai come si può essere forti nella parola? Proprio è scritto qua. Mettendo in pratica queste cose. Cioè questo che tu ricevi poi lo devi tradurre nella pratica. Io sono uno che sa tradurre le cose in pratica. Voi avete uno che sa tradurre quello che è scritto in pratica. Vi aiuterò. Questo è un versetto fondamentale. Il 16. Che dice, poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Lode Gesù Cristo. Pietro era un testimone oculare, egli era con Gesù. Io ieri sera testimoniando a un amico nostro che martedì vuole venire, lui ricordava che suo padre era colonnello quando il nostro pastore Gilberto era capitano e si era convertito, e abbiamo parlato, io gli ho detto questa frase, non è che io sono un testimone oculare, della potenza di Dio. Io lo dico di me stesso, non posso dirlo di voi, lo dico di me. Io dico, io sono un testimone oculare che la parola di Dio è vera e c'è potenza e c'è vita. L'apostolo Pietro dice, io sono un testimone oculare, e non è che noi vi stiamo raccontando favole. Che ancora oggi ci sono le favole, ci sono le storie. E gli dice, vi stiamo raccontando la verità, perché sono un testimone oculare. Io vi testimonio che tutto quello che io predico e vivo è verità, perché l'ho vissuto e l'ho vista. Ho visto la potenza di Dio e i miracoli di Dio. Li ho visti nella mia vita personale, familiare, è intorno a me. Enciclopedie. Basta il primo miracolo nella mia vita, nella mia famiglia. Mia moglie era sterile. Molti, io ora non voglio. Siamo l'ora di pranzo e polpette. Ma Dio ha fatto una grande cosa. Un grande miracolo. Ci ha dato 3 figli, di cui voi conoscete. Oggi
hanno compiuto 20 anni, ha compiuto 20 anni, si offendono gli altri. Ed è stato grande il Signore nella sua benignità. Questa è, diciamo, non la prima, ma la cosa più eclatante, un miracolo visto eclatante nella mia vita all'inizio, ma ne ho viste tante: guarigione, liberazione, resurrezione dei morti, liberazione dei demoni, guarigione dalle malattie. Ne ho viste tante. Sono un testimone oculare. Io posso dire, come Pietro, sono un testimone. Io spero che anche voi nella vostra vita possiate dirlo con coscienza. Io lo dico con coscienza, non è lo predico così, lo dico con coscienza. Io potrei citare i fatti. Quindi parliamo del Signore Gesù Cristo e della sua venuta, del suo regno, non per favole. Non è un inganno, è una verità. Lode Gesù Cristo. Poi il capitolo 2, leggetevelo, e poi il capitolo 3 parla dei falsi profeti che cercano di distogliere le anime dalla verità. Alcuni, dice, vi dico solo l'inizio, sorsero anche falsi profeti fra il popolo, che introdurranno, che, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie. Lode Gesù Cristo. La lotta contro. Dove c'è l'opera di Dio, sorge sempre l'anticristo. Sorge sempre l'opera maligna. Combattetela, sapendo che la verità è quella che noi abbiamo ricevuto, dove siamo stati chiamati, dove siamo nati. Quella è la verità. Quella è la verità. Gesù Cristo è la verità. Ed egli sta tornando. Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando giunse a lui quella voce della magnifica gloria: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. L'apostolo Pietro è un testimone oculare. Quando egli sul monte dice al Signore Gesù: facciamo 3 tende, e sento una voce in quella circostanza, sento una voce che dice di Gesù: ecco il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Lui lo ricorda, dice: io ho sentito questa voce. E poi dice al Signore Gesù: facciamo 3 tende, stiamo qua. E il Signore dice: Pietruzzo, scendiamo, andiamo a lavorare, andiamo a predicare l'Evangelo. Poverino, stava bene lassù, voleva dire: ci fermiamo qua, guarda che bello, ci dobbiamo scendere a valle. Lode Gesù Cristo. E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione. Guarda che dice l'apostolo Pietro. Dice: noi abbiamo nel ministero una parola profetica ferma, alla quale fate bene a prestare attenzione, come una lampada splendente in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. C'è la parola, ci condurrà finché Gesù non torna. Questo ci sta dicendo. Fidiamoci della parola, che è la lampada al nostro piede. Amen. Che ci illumina finché non arriverà la stella mattutina. Amen. Lode Gesù Cristo. Concludo sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari,
poiché non è della volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sono spinti dallo Spirito Santo. Lode Gesù Cristo. Quando parlano perché ci sono i mandati, perché ci sono i ministeri, dovrebbero leggere, mi dovrebbero spiegare coloro che non ci credono che significato ha questi tre capitoli. E chi erano quelli che hanno scritto? Di chi si è servito Dio per scrivere questo a noi? Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Signore, gloria al tuo santo nome. Gloria a Gesù Cristo. Ora vogliamo stare. Chiudiamo i nostri occhi. Qualche minuto nell'adorazione. Affinché la parola che noi abbiamo ricevuto si sedimenti nel nostro cuore e possa essere sigillata dentro di noi. Gloria a Gesù Cristo. Ringraziando pure. Se senti che hai ricevuto. Quindi stiamo qualche minuto nell'adorazione, nel sentimento di ringraziamento. Nell'adorazione preghiamo dopo, quando ve lo chiedo. Gloria a Gesù Cristo. State nella pace. Se sentite di ringraziare, ditelo: Signore, grazie. Gloria a Gesù Cristo.